era di Roberto Beni, che ha preso il posto di Daniele Amaolo sulla panchina del Pineto in settimana, inizia con un pareggio casalingo contro la Lucchese. Primo punto al Mariani Pavone nel 2024 per i biancazzurri, ma Volpicelli e compagni masticano amaro. Dopo aver segnato con ingrosso, subiscono il pari dei toscani all'ultimo respiro, al minuto 94. Finisce 1-1. I pinetesi non riescono a ritrovare la vittoria che manca da 8 gare, 3 dicembre 2023, ma muovono la classifica dopo il KO nel derby di Pescara. Beni ha cambiato l'assetto tattico dei teramani con il 4-3-3 iniziale, Gambale punta centrale, Giambè a destra, Volpicelli a sinistra. La Lucchese domina nel primo tempo, ma non sfonda, un gol annullato a Benassai al 15° e una traversa al 45° sul tiro di Di Santo. Ad inizio ripresa, 8° minuto, ancora toscani pericolosissimi, sempre con Di Santo, ma Sannipoli sul secondo palo è attento e salva i suoi in scivolata. Al 12° Tiritiello spaventa Tonti di testa. Il portiere si salva. Poi la Lucchese cala nella ripresa e subisce la pressione dei padroni di casa, che la sbloccano con il difensore centrale ex Pescara al 31°. Colpo di testa letale di ingrosso per Chiorra, che subisce dal corner di Volpicelli il gol del vantaggio dei padroni di casa. Nel finale il Pineto gestisce il vantaggio, ma viene punito all'ultimo respiro dal difensore toscano Tiritiello, che Gorgone aveva spostato al centro dell'attacco nei minuti finali come mossa della disperazione. Il suo colpo di testa angola alla grande e Tonti non riesce a parare. Finisce 1-1, il Pineto resta al 12° posto, a più 5 della zona playout e a un solo punto di distanza dalla griglia dei playoff. Martedì trasferta molto impegnativa per i biancazzurri sul campo di Pontedera.